Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926, siamo al Cavallino Matto, mi raccomando iscriviti al canale. Quindi oggi usciranno un pochino meno video perché naturalmente siamo al parco divertimenti con Diego, abbiamo portato Diego al parco divertimenti, poi qualche cosina ve la farò vedere oggi pomeriggio, più tardi iniziamo a caricare un paio di video. Comunque verso Milan-Napoli, vigilia di Milan-Napoli, vai giù. Ansia a palla per questa partita, staremo a vedere, molto probabilmente non ci sarà Osimhen, molto probabilmente non ci sarà, è da stabilire quest'oggi, poi naturalmente via via oggi portiamo piccoli aggiornamenti per quanto riguarda tutte gli allenamenti e poi stasera alle 19 ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti. È difficile da stabilire se Osimhen ci sarà stasera, domani scusatemi, perché dobbiamo vedere nella rifinitura di oggi, dobbiamo vedere nella rifinitura di oggi, però ha parlato già De Laurentiis, ha detto che molto probabilmente non ci sarà e bisogna andare a vedere. Il Mattino addirittura oggi parla di un Elmas falso 9, si era parlato anche di Kvara ieri sera, poi è stata un po' smentita questa voce, però siamo contati. In un momento così importante della stagione siamo contati ed è clamorosa come cosa, perché voglio essere contati in questo momento dove ti vai a giocare per la prima volta nella tua storia un quarto di Champions League e non hai attaccanti, hai Raspadori, ma forse Raspadori nemmeno è al 100%, la vedo dura, però bisogna provarci comunque e uscire quantomeno con un risultato positivo, perché poi se tu esci con un risultato positivo da San Siro, voglio, ma anche perdere 1-0 ci sta, e poi te la giochi tutta al ritorno con Osimhen in campo. Staremo a vedere, per ora Osimhen non ci sta, io vi faccio vedere Diego ora in questo momento che esce dalle giocate. Diego, allora, com'era? Era bella? Sì! Oh. Ci aggiorniamo più tardi.